Adesso siamo al sottosuolo di Napoli, dove le profondità, per esempio quelle del tunnel borbonico, non solo sono un'attrazione turistica, ma anche un grande laboratorio sotterraneo. Luigi Carbone. Nel tunnel borbonico di Napoli, dall'inizio di febbraio, viene sperimentata una tecnica d'avanguardia per la mappatura del sottosuolo. A 35 metri di profondità, un rilevatore permette di misurare traiettorie, numero e posizione dei muoni, particelle elementari con carica elettrica uguale a quella degli elettroni. Dati che permettono di ricostruire la conformazione del territorio soprastante. Il progetto pilota è sviluppato dal distretto ad alta tecnologia STRESS, dalla sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dalla società Tecnoin, con l'obiettivo di fare delle prospezioni geofisiche. Sostanzialmente tutto ciò va nell'ottica di migliorare la conoscenza del terreno e quindi la sicurezza dell'ambiente costruito. I campi applicativi sono diversi: ingegneria civile, archeologia, ricerca di minerali. Prima uno doveva fare per vedere il sottosuolo o anche dei carotaggi o trivellazioni per capire all'interno se ci fossero cavità o meno. Adesso invece non è altro che una radiografia muonica e senza assolutamente perturbare quello che è la zona da esplorare. Allora, devi immaginare una particella, un muone, che è molto penetrante, ha superato tutta la roccia sovrastante e passa attraverso questi piani. All'interno ci sono degli scintillatori, degli oggetti che emettono della luce, un piccolo lampo di luce quando vengono attraversati dal muone. Quindi quando passa attraverso una bacchetta noi sappiamo dove è passata, quindi ricostruiamo la traiettoria del muone. I dati registrati da un computer vengono poi trasmessi ai laboratori e analizzati in modo da ricavare dettagliate mappe del sottosuolo.